Riserva Indy sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indy, quella dedicata agli ospiti in studio. Con noi questa sera da Ravenna arrivano The Doorman, Vince alla voce. Ciao Vince. Ciao. Portavoce della band, allora presenta subito gli altri elementi che compongono i Doorman. Allora, alla mia destra Luca Malatesta, chitarrista. Luca, ciao, Malatesta, ciao. Un uomo che porta gli occhiali da sole anche nelle più fredde e cupe serate, esatto, all'interno della nostra sala microfonica. Alla mia sinistra Luongo Marco, Luongo bassista. L'uomo con la videocamera. E al di là del vetro, accanto al tuo a me, fianco, Monti Nicola. Ciao, ciao. Batterista. Allora ragazzi, parliamo un po' del vostro primo album, se non sbaglio, vero? Il primo, sì. Primo album, da una copertina molto inquietante, presa di questa foto dove è stata scattata. Il fatto che tu abbia tratto questa conclusione vuol dire che abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Eh beh, dove avete scattato questo fermo? La foto è stata scattata da un mio collega. Avvicinati bene al microfono. Certo, la foto è stata scattata da mio collega, un ex zuccherificio per andare verso Argenta, che conoscono tutti dalle nostre parti. Lui è entrato e ha carpito quelle immagini. Un ex zuccherificio. Un ex zuccherificio, sì, risalente ai primi anni 20-30. Io che pensavo fosse un'abbazia, stile Nome della Rosa, so, qualcosa del genere. Fantastico. Non siamo così gotici fino... No, diciamo che con le foto abbiamo, come poi ha detto anche qualcuno in qualche recensione, abbiamo catturato, diciamo, l'essenza della nostra terra, più o meno, sì. Da dove veniamo, perché è piena di ex zuccherifici e la foto dentro che ci riprende, no? Ci ritrae appunto allo sfondo del porto commerciale di Ravenna, quindi essendo adesso qui a Carrara qualcosa in comune abbiamo, dai. Bene ragazzi, allora ascoltiamoci un brano e poi iniziamo a parlare anche della musica e non solo della copertina di questo The Doorman. Il primo brano che ascoltiamo è il brano che apre l'album, si intitola Italy, loro sono The Doorman. Control.
Doorman, ospiti a Riserva Indie. Questo era Italy, il brano che apre questo album. Allora, parliamo un po' di questo brano che credo sia quello che colpisca di più gli ascoltatori, anche perché è un atto d'accusa piuttosto forte, se vogliamo. Sì, diciamo che è forse l'unico pezzo, fra virgolette, politico del disco, perché noi intendiamo appunto l'Italia come un paese fuori controllo, ovviamente rivolto a chi governa, anche chi non governa, insomma non c'è niente che va, più o meno. Poi è chiaro che è sempre più bella l'erba del vicino, si dice, però ecco, incitiamo la gente ad aiutare i giornali, i newspaper, le testate giornalistiche, perché altrimenti le uniche cose che si possono trovare sopra queste testate giornalistiche è per riempire dei buchi, per non entrare nel volgare, per pulire i propri fondischiena, ecco, tutto lì. Allora, l'album ruota attorno ad un argomento, a un concetto, oppure i brani sono abbastanza slegati tra di loro come argomentazione? Allora, diciamo che a parte questa Italy qua, che ci è venuta così proprio, perché ci è venuta proprio nel momento più di delirio totale dell'Italia. Adesso non stiamo a parlare sempre delle solite cose, Palazzo Grazioli, robe così, tutte robe del genere, ok. Però tutto il resto dell'album, diciamo che è legato sui disagi più o meno dell'uomo comune, delle varie emozioni che può avere un uomo. E come dico sempre io adesso più o meno quando scrivo dei testi sono quasi sempre in prima persona, però sono plasmabile più o meno per l'80% degli uomini della terra. Allora ragazzi, prima di ascoltare qualcosa dal vivo, perché vi siete attrezzati per regalarci un live set all'interno della nostra sala microfonica, direi di ascoltarci un altro brano da questo album. Scegliete voi. New Season. Questa era la voce di Monti Nicola, ragazzi. Il batterista. Bravo. Batterista della band. Allora parlateci un attimo di questo brano, introduceteci questo brano. Parlo io? Sì. Allora, New Season nasce da un riff creato da questo ragazzo qua alla mia destra. Con gli occhiali scuri. E montato tutti assieme. Il testo praticamente parla del, come dicevo, di un disagio dove una persona che si accorge negli anni di dover voltare pagina, una nuova stagione, si è accorto troppo tardi di dover ritornare alle sue origini. Bene, ce l'ascoltiamo. New Season, loro sono The Doorman. I
New Season. Loro sono The Doorman, ospiti questa sera a Riserva Indie, e sono pronti a regalarci anche qualche brano live. Allora ragazzi, anche dal vivo poi avete una parentesi, chiamiamola così, acustica o semiacustica, come avete qui nella nostra sala microfonica. È un'eccezione. È un'eccezione. Creata solo per voi. In esclusiva mondiale, possiamo dirlo, in esclusiva mondiale, i Doorman si esibiscono in semiacustica qua all'interno della nostra sala microfonica. Allora però... parliamo un po' dei vostri concerti. Siete reduci da un concerto allo Shake, sì, di La Spezia. Un grande saluto al locale, a chi lo gestisce. Hervé, che è stato un grande Hervé. A chi lo gestisce, perché veramente porta avanti questa politica della musica dal vivo, e ci vuole coraggio al giorno d'oggi a farla, con tutte le rotture, soprattutto burocratiche, che ruotano attorno a chi vuole proporre musica dal vivo. Ecco, il vostro live set come si compone? Ha dei momenti, si divide in momenti, oppure è una cavalcata dall'inizio alla fine dei vostri brani? Diciamo che la maggior parte delle volte è una cavalcata dall'inizio. Avvicinati al microfono, Luca. È una cavalcata dall'inizio alla fine. Cioè, saliamo sul palco e dritti suoniamo. Abbiamo, diciamo, un pezzo lento, se si può chiamare lento, che è Impossible Love, che spezza un po' i due momenti del live, insieme anche a Now I'm Here. Poi per il resto è proprio 50 minuti legnati, come si dice nella nostra parte. Tiratissimi. Allora, voi avete fatto, oltre a questo album dal vivo, avete anche altri EP nel passato? Sì, abbiamo fatto un primo EP che, diciamo, è stato un po' l'embrione che ha dato origine a questo album qua, ecco. Lì abbiamo gettato le basi, io e il batterista, e poi dopo insieme a Longo e a Vince abbiamo montato tutto quanto in sala prove, veloci, e in tutto ciò grazie allo studio 73 di Ravenna, a Riccardo Pasini, che abbiamo fatto in 3 giorni salti mortali, e abbiamo registrato, mixato, e poi dopo ci ha dato una mano il noto Paolo Mauri, che tutti conoscono, spero. Bene, allora direi di ascoltarci qualcosa dal vivo. Che cosa ci presentate adesso? Presentiamo un pezzo che non è nell'album. bene. Come si intitola il brano? Introducetelo un attimo per i nostri ascoltatori. Il brano è sempre di disagio. No, disagio, diciamo, sì, abbastanza, non triste. Una persona perde se stessa e lentamente si può, fra virgolette, suicidare, buttandosi nella depressione. Sì, non è triste comunque. No. No, però adesso l'ho fatta più brutta di quella che è, però se uno ci pensa, alle volte, alla fine fondamentalmente siamo soli tutti, anche se siamo circondati, alla fine quando hai dei problemi, se vedi veramente chi ti è vicino o meno, ecco. Mamma mia. Su con la vita, Marzullo. No, ma il testo è così, ma la canzone è divertente. The Doorman, live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. 1, 2, 3, 4. Through a million of faces, I'm losing my soul. Through a million of places, I'm losing my own, my own, my own, my own. I'm wasting too much time searching for another kind of life. I've lost my way home, searching for another kind of girl. It will be suicide. Through a million of seasons, I'm losing my holiday. Through a million of religions, I'm losing my faith. I'm wasting too much time searching for another kind of life. I've lost my way home, searching for
the gun up, go, it will be silent suicide, will be silent suicide, will be silent suicide, will be silent live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, The Doorman, in una insolita versione acustica di un brano inedito non incluso nella loro prima raccolta che si intitola The Doorman. Allora, Nicola, vuoi parlare un po' tu? Va bene, di cosa possiamo parliamo? Possiamo riposare un po' i nostri musicisti. Allora, CD autoprodotto. Sì. Autoprodotto. Avete già bussato alle porte di qualche etichetta? No. Diciamo che qualche etichetta dopo l'uscita del primo EP avevamo avuto dei contatti, ma abbiamo deciso di autoprodurlo, perché comunque queste etichette qui erano in realtà abbastanza piccole e a nostro avviso non aveva senso magari barattare la nostra libertà per qualcosa di veramente piccolo. Il gioco non valeva la candela. Bene, riuscite a vendere il vostro CD ai concerti o in rete, ad esempio? Sì. C'è un inizio, diciamo, di business intorno, chiamiamolo così, in maniera... Sì, stiamo cominciando a tirare su un po' di soldi spesi. Esatto. Spesi anche perché comunque disco. Ci sono dei costi sì, per abbastanza elevati, piuttosto forti, per cui riuscire a rientrare almeno delle spese credo sia... Sì, stiamo cominciando a vedere qualcosa, diciamo... Tutto a un prezzo. A rientrare. Si può trovare il vostro album anche su iTunes? Sì, certo. Ecco, volevo sapere, ma la vendita digitale, con questo mondo particolare, poi alla fine si trova gente disposta a pagare legalmente un MP3 oppure se lo scarica più volgarmente dalla rete? No, noi... Tipo dei Mule? Ad esempio. No, noi abbiamo i dati di vendita di iTunes, cioè delle piattaforme digitali, okay. Per adesso sta vendendo qualcosa, per cui noi siamo molto contenti, perché tanto anche i concerti, diciamo, qualcosa vendiamo sempre. Ecco, c'è sempre comunque una fetta di pubblico che ha voglia di avere un supporto fisico piuttosto che un file all'interno del proprio iPod. Sì, esatto. Sì, sarà sempre meno. Ecco, obiettivamente non capisco uno di Ravenna che scarica il disco da iTunes. Quando può, magari uno di Palermo, concerti. Posso capirlo, però uno magari il CD... Dai. È qualcosa che comunque fidelizza anche con la band e anche instaura un rapporto, sì, se vogliamo. Ma non soltanto a livello di qualità, perché insomma il CD insomma, è un'altra cosa, è un'altra filosofia. È proprio il avere l'oggetto, no? In mano, proprio è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra filosofia, ecco. Sono d'accordo con voi. Allora ragazzi, dopo riascolteremo anche qualcosa, altri brani dal vivo, ripeto, esclusiva mondiale, a Riserva Indie, un live semiacustico dei Dorme, sentite mai, come pompo la trasmissione. Che cosa ascoltiamo però adesso dal vostro CD? Modern Depression. Modern Depression, che è... Per rimanere sempre in temi allegri... No, però dai, dalle nostre facce non siamo così tristi. No. Beh, ovvio che insomma la vostra musica porta magari a un po' all'incupimento, se vogliamo, però insomma, però è lo specchio della realtà, comunque. Ci si incupisce anche ascoltando Michele Zarrillo e Marco Martini. Una rosa blu. Volevo farti i complimenti per Cannonball sotto, perché tutti i nostri artisti vengono qui, ci fanno i complimenti per questa sigla, che non è farina del mio sacco.
palco, ma un'intuizione di Nicola Di Savino che ringrazio e insomma saluto se è all'ascolto. Ci ascoltiamo Modern Depression, loro sono The Doorman. Modern Depression, loro sono The Doorman, ospiti questa sera a Riserva Indie direttamente da Ravenna, passando attraverso il palco dello Shake di La Spezia e adesso finalmente all'interno della nostra riserva. Allora, mentre tento inutilmente di far partire il sottofondo, impresa riuscita. Eccolo. Allora, stavo parlando adesso con Nicola del vostro utilizzo della lingua inglese e del fatto che avevate tentato anche un approccio esatto alla vostra musica con la lingua italiana. Avete intenzione di riprovarci nel futuro oppure per ora... Ci offrono tanti soldi. Esatto, perché... è un genere che secondo me, a parte che non si sposa assolutamente con la nostra lingua,
E poi io che scrivo i testi ho sempre paura di cadere nel banale. Nel banale, nel non musicale e soprattutto venendo da Ravenna dovrei eliminare troppe parole con la Z. E sono tante le parole che hanno la Z, quindi dopo verrebbe veramente pacchiano. Più che altro non ho fatto per la pronuncia, cioè preferisco parlare male in inglese che parlare male in italiano, io personalmente. Dopo... C'è il fatto che molti gruppi che vengono anche qua all'interno di Riserva Indie poi preferiscono invece utilizzare l'italiano per arrivare più immediatamente a livello di testi con chi ascolta. No, si parla tanto di globalizzazione, della lingua globish, così che tanto, cioè, anche se è parzialmente scorretto, perché tanto anche gli inglesi non parlano l'inglese corretto fondamentalmente, però, cioè, capisci, ecco, se vuoi capire, capisci, se sai qualcosa, quindi si parla tanto di globalizzazione, perché non, noi italiani non possiamo... andare oltre, cioè forse siamo rimasti l'unico paese d'Europa, siamo forse l'unico paese d'Europa che non vede la forma musicale come in questa linea qua. Siamo l'unico paese d'Europa che non sa l'inglese. Ah, forse siamo anche l'unico paese d'Europa che non sa l'inglese. Che non sa l'inglese, è probabile, e non solo d'Europa. E pur non sapendolo ci facciamo capire. Allora, c'è però il rischio anche di cadere in un calderone di band che ovviamente... hanno certe ispirazioni, certo, musicali, hanno un certo tipo di cantate, per cui si diventa in qualche modo una piccola parte di questo calderone, mentre invece la lingua italiana potrebbe in qualche modo differenziarvi. Allora, già col fatto che le recensioni che ci hanno fatto, alcune, adesso parlo di quelle che, sulle quali noi non siamo d'accordo, la prima frase che dicono: ah, ma questi non hanno fatto niente di nuovo. E la prima domanda che noi ci facciamo, c'era un contratto che dovevamo fare qualcosa di nuovo? Cioè, a noi piace questa roba qua. Questa roba qua prevede, ha un cantato in inglese che in italiano forse in italiano potrebbe risultare più pacchiano, perché io cosa faccio? Vado a prendere un prodotto già esistente in inglese anni, poi ci metto la mia voce in italiano, allora dopo succede come l'anno che esplose l'hip hop in Italia, non so se ti ricordi, l'hip hop oppure il rap è vissuto nel ghetto in una certa maniera e secondo me andrebbe visto in inglese, cioè poi tanto di cappello, per carità. E poi non sono capace di infilare delle parole in italiano, sta roba qua, fondamentalmente. Però il rapper di Sinigaglia non sarebbe d'accordo. Adesso io non so se hai capito il discorso che ti volevo fare. Sì, hai capito? Sì, ho inteso. A noi piace questa roba qua, ci divertiamo, nessuno aveva pretese di fare cose nuove, di vendere aria fritta. Se ti piace, compralo, se non ti piace... Delle critiche che vi fanno, soprattutto nelle recensioni, è quello comunque sempre di assomigliare troppo a qualcun altro. Ci sono dei nomi, stavo parlando prima con Nicola, ad esempio White Lies, che francamente, dire che assomigliate molto a una band che è totalmente l'imitazione, se vogliamo, l'ombra di un'altra band chiamata Joy Division, mi sembra un po'... Sì, perlomeno... Interpol Editor, se più ne ha più ne metta, però guarda... Ieri sera durante il nostro concerto, che ci ha fatto molto piacere, è venuto il ragazzo che ci ha recensito su Sentire Ascoltare, no? E anche lui ci ha detto, alla fine io ho detto Interpol, ma voi dal vivo siete proprio meno Interpol, forse anche l'impatto è più caloroso, siamo più rock, la gente deve venirci ai nostri concerti, ecco. C'è anche da dire una cosa, che tra tutte le recensioni che abbiamo avuto, diciamo che appena... due o tre non erano molto positive, ma una ventina. Ma la cosa che penso io è che no, così chi non ha alentato niente. Cioè, noi facciamo quello che ci piace. Esatto. Non è che programmiamo, non è che diciamo: ah, adesso è il periodo che vanno gli editors, dobbiamo suonare come loro. No, noi questa cosa qui non ce ne frega niente. Noi facciamo quello che ci piace, le canzoni che ci vengono fuori. Se poi rispecchiano un determinato stile, è il nostro DNA. Poi è chiaro che noi siamo in quattro e abbiamo quattro copie dei dischi degli editor, cioè ognuno a casa ce li ha, perché a noi piacciono così. Beh, come gli Suede, così come gli Oasis, così come i Blur, è uguale. Chiunque fa musica ha fatto la propria musica perché un altro aveva già fatto qualcosa, secondo me. Poi c'è un problema soprattutto in Italia legato al fatto che provenite dall'Italia, non ad esempio da Birmingham. In Italia o da proprio ti parlo del discorso di Italy, proprio la canzone, proprio dicendo che è sempre più bella l'erba del vicino. Se noi eravamo, che ne so, australiani, fighi, capito? Cioè, purtroppo è così, ma è sempre stato così in Italia.
cioè viene l'attore di Beautiful che in America può andare a fare la spesa alla Conad, viene qua e tappeto rosso perché è americano, cioè dai. Ecco, io francamente chi si entusiasma molto per i White Lies, non mettendo in evidenza insomma, le similitudini tra i White Lies e molte altre band che hanno suonato molto prima dei White Lies, insomma, non vedo perché poi dovrebbe criticare voi. Ecco. Sì, perché anche loro si rifanno in maniera sfacciata. Ma molto sfacciata. Adesso, indipendentemente dal nostro caso, secondo me, musicalmente, in Italia siamo poco furbi. Cioè, nel senso, perché... Anche se un gruppo italiano ti fa cagare, scusa, ho detto che non ti piace, perché non lo pompi lo stesso? È italiano? Cioè, fai finta che ti piace, non so, hai capito cosa voglio dire? A mio parere c'è questo limite. C'è questo limite, ci diamo la zappa sui piedi da soli. E anche in molti locali, purtroppo, noto che c'è la tendenza a privilegiare artisti stranieri solo per il fatto che sono stranieri. Comunque, in Italia, in questo momento, come ci hanno scritto tante recensioni, non è per presunzione, davvero. E questo parlo anche a nome... serviva una band così, non c'era. Io sono d'accordo, è vero. No, cioè nel senso che ci hanno detto che fare un disco con queste con queste caratteristiche, queste sonorità, a livello italiano, magari poi c'è gente di Barletta che suona così e farà uscire il disco il prossimo anno, ce ne saranno una migliaia, però comunque gente che è uscita ha detto che non ce n'era, per cui siamo contenti. Esatto. Siamo contenti così. Spero che siamo gli unici. Volevo aprire una piccola parentesi sullo Shake Club. Certo. Che dei posti così a livello di ospitalità non se ne trovano tanti. No, sono stati veramente gentili. Dei signori. Sì. Dei signori. Beh, grazie mille. Una cosa che abbiamo notato è che la fanno molto all'inglese, nel senso che nei club in Inghilterra c'è il DJ set, all'una va sul gruppo. Alle due finisce il gruppo e poi di nuovo DJ set. Cioè io a Luna sul palco non ci sono mai andato. Cioè ed è bello anche comunque, perché comunque c'è gente, si vede che puntano sul live. Bene, d'altronde se in certi locali poi oltre diventano poi fenomeni e comunque richiamano un sacco di gente, un motivo c'è ed è dovuto anche a chi li gestisce, che lo sa fare bene, sa fare bene il proprio dovere, sì, il proprio sì. Lavoro. Sanno fare veramente bene il proprio lavoro. Allora ragazzi, cosa ci ascoltiamo adesso? Direi un brano dal disco e poi un brano dal vivo. Ok. Allora, dal disco che cosa volete I'm Fall. I'm Fall, che è la traccia numero 4. Allora, parliamo di questo brano. Devo parlare io? Vabbè. Fate voi. Allora, I'm Fall praticamente è un bel pezzo. Pezzo. In levare, ok? In levare. Quindi fa... Come si dice, Monty? Head banging, fa diciamo muovere la testa, perché appunto ha il ritmo in cassa in 4, e parla fondamentalmente della pazzia di un uomo che può avere per una donna, nonostante lei sia lontana. The Doorman. Quante cose.
Doorman, ospiti questa sera a Riserva Indie, e vedo i ragazzi già pronti nella loro posa, insomma, pronti per una nuova esibizione live qua all'interno di Riserva Indie. Cosa ci presentate questa sera, qui, ora, adesso, ragazzi? Now I'm here. Ora, now I'm here. È un brano non incluso nella... incluso questo qua, esatto, stavo dire subito dopo Good Night, all'interno del vostro album. Ok, allora spazio alla musica live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, The Doorman. Live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, Now I'm Here, loro sono The Doorman, completamente acustici o semi-acustici, diciamo così. Allora ragazzi, siamo quasi in coda di trasmissione, però abbiamo ancora un po' di musica, qualche domanda da fare. Allora, una domanda tipica della nostra trasmissione: i vostri ascolti e le vostre letture.
ovviamente ascolti, diciamo, magari fate un nome a testa anche di un ascolto che esce un po' dal vostro genere particolare. Portishead. Questo è in questo momento il chitarrista starà per ridere. Anna Calvi. Beh, ne parlano, è il personaggio del momento, se vogliamo. Spacca di brutto lei. Paolo Fresu dice Fresu. Longo. Io sto ascoltando, c'ho Bowie in macchina, David primo Bowie. Periodo. Primo periodo di David Bowie. Quello rock and roll. Mentre invece per quanto riguarda le letture, un libro per i nostri ascoltatori. Per me, io sono impallinato sui libri, sui servizi segreti deviati, tutte quelle cose lì, le stragi di mafia. Per cui... Purtroppo non passano mai di moda. Esatto, perché tutti i libri di chiare lettere, esatto. Uno li può comprare. Guarda, mi sposo anch'io con lui perché sto leggendo un libro scritto da Ayala su Falcone e Borsellino. Ok. Trainspotting. Allora ragazzi, dopo aver ascoltato... Longo non sa leggere. Longo non sa leggere. Lui vive sulla rete. Io ho un altro panorama di documentazione. Allora ragazzi, prima di sentire un altro brano dal vivo, così magari chiudiamo la trasmissione con voi, direi di ascoltarci adesso quella che è la ballad, possiamo definirla, dell'album Impossible Love. Amore impossibile, insomma, parlateci un po' di questo amore calcando molto i toni, come se foste ospiti nel salotto della De Filippi, che alza un po' l'ascolto anche tra le casalinghe. Mi metto la maglia a sfida? E fa finta di essere un tronista. Ecco, è finta di essere un tronista, Vince. Cioè, qui però della gnocca non ce n'è tanto, no? Beh, per anche quello, come faccio a fare finta? No, dai, Impossible Love, ovviamente lo dice la parola, l'amore impossibile, che sovrasta quelli che sono i problemi che potrebbero accerchiarlo, e nonostante appunto questi problemi le due persone si incontrano comunque, ecco. Alla fine, se ci deve essere qualcosa, c'è comunque, tutto lì. Ce l'ascoltiamo, Impossible Love, loro sono The Doorman. We'll be right back.
Impossible Love, loro sono The Doorman, in questa puntata che sta per chiudersi, non prima di aver ascoltato però un altro brano live dalla nostra sala microfonica e non prima che qualcuno di voi abbia ricordato ai nostri ascoltatori come mettersi in contatto con la band. Tutti i contatti, tutti i siti, adesso dalla voce di Nicola. Esatto, allora MySpace, okay. www.myspace.com/thedoormanmusicitaly. Ok. Poi su Facebook, su Google, The Doorman, Facebook, la prima pagina. E poi anche su Reverb Nation. Ok, Reverb Nation. E anche su Music Club ci trovo. Su Music Club, esatto, sì. Bene ragazzi, vi ricordo che col sito e sui vostri siti potete poi acquistare l'album oppure acquistarlo, esatto, sia fisicamente che attraverso i file. Venire ai nostri concerti guardando le date. Esatto, soprattutto ascoltarli dal vivo che insomma, è un bello spettacolo, un 50 minuti molto ben tirati che spero presto arriveranno a un'ora e mezza di musica, magari facendo qualche festival. O chissà, proprio essendo gli headliner di qualche importante festival indie italiano. Ci arriveremo. Ma sì, ne sono sicuro. Allora ragazzi, con cosa chiudete questa trasmissione? Qual è l'ultimo brano che ci fate ascoltare? Chiudiamo con 24. Ok, allora un grande... vuoi dire qualcosa su questo brano? 24 parla praticamente della ragazzina di 24 anni, ragazzina sì, insomma, cioè in tutto il resto del mondo 24 anni sono i... Sei sposato con figli. Oppure sei il dirigente di un'azienda, qui da noi sei ancora una ragazzina che è di facce, di costumi, e il suo unico interesse è vestirsi bene, andare in discoteca e si accorgerà troppo tardi che è già vecchia. Che è già vecchia. Bene, ce l'ascoltiamo. 24 dedicato a tutte le ragazze all'ascolto. Loro sono The Doorman. Ragazzi, un grosso saluto. Spero di riavervi presto, magari per un live dalle nostre parti. E io anche noi, lo speriamo molto. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori e do appuntamento alla settimana prossima. The Doorman. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Control. She thinks to live in a perfect home. She thinks to be untouchable. She is only 24. The first problem is the dress for the floor. But very early she will be home. But very early she will be home. It's a world full of lies, world full of sadness, world full of lies, world full of loneliness. Please take a picture of this girl, have a look out of this door, trying to learn the right way to grow. Find out the secret for the show. You're ready 24. You're ready 24. Very early you will be home. Very early you will be home. But it's a world full of lies. Sadness, we're full of lies, we're full of loneliness, we're full of lies, we're full of sadness, we're full of lies, we're full of loneliness, I'm full of lies, I'm full of sadness, I'm full of lies. I'm full of sadness, I'm full of lies, I'm full of sadness, I'm so sick.